ritrovato sulle fonti. Buongiorno, buon anno, buongiorno a tutti. Ciao Alexandra. In effetti buon anno anche a te, questo è il nostro primo appuntamento del 2022. Partiamo ovviamente da un commento sui mercati, in particolar modo tutte le dinamiche legate, anche se vogliamo dire, a ciò che è accaduto nella giornata di ieri, e cioè questo forte calo del Nasdaq in concomitanza con il rialzo del rendimento del T-note decennale. C'è da preoccuparsi o meno? Oddio, abbiamo fatto tante prove nel 2021, dove alla fine anche questi rendimenti sono in genere controllati. È vero che il T-note è passato velocemente da 1,38, 1,40 di rendimento fino a oltre 1,60, però abbiamo già visto 1,78 l'anno scorso. Abbiamo visto, anzi, direi che 1,60 è un valore medio del 2021, forse medio alto, però un valore del tutto, secondo me, tollerabile dai mercati. Questo in particolar modo se facciamo riferimento anche a un'inflazione americana che è l'ultimo, dove con il 6,8%, l'ultimo dato disponibile, chiaramente farebbe supporre un rendimento maggiore per i titoli del debito sovrano a 10 anni. Quindi 1,6 io credo che i mercati finanziari lo firmerebbero. Evidentemente la speculazione, poi, come abbiamo già visto all'inizio, preme un pochettino di più quando ci sono questi aumenti dei rendimenti sui valori cosiddetti growth, che verrebbero più penalizzati dai tassi in crescita. Però sono sempre movimenti speculativi che vengono poi in genere riassorbiti, le borse tendenzialmente poi crescono o scendono in base ai fondamentali dei loro titoli quotati. Quindi un'accelerazione della discesa di un Nasdaq, che però vedo adesso sempre a 16.250 punti, quindi tutto sommato quasi sui livelli massimi storici. Invece, come hai già detto te in premessa, un'Europa eccellente, l'Italia in tre giornate per ora non è mai scesa, anche oggi sta lottando sulla parità, però è sempre più 0,2. In questo momento mentre parlo vale l'indice 28.014 punti, e 28.000 punti non si vedevano si sono visti ieri per un attimo, e non si vedevano addirittura dall'agosto del 2008, quindi sono 13 anni e mezzo, direi, che non si vedevano i 28.000 punti. Lo stesso DAX, che oggi sembra essere più forte degli altri partner europei, 16.230 punti, mentre parlo l'indice vale anche qualcosina di più, per cui 16.240 punti, e siamo a uno 0,3 dal suo record storico. Quindi, cara Alexandra, abbiamo il DAX sul record storico, Parigi sul record storico, l'Italia, tra virgolette, non è sul record storico, perché negli anni zero, nel 2000, arrivò oltre i 51.000 punti, però al di fuori di quei record famosi, diciamo che è da 13 anni che non si vedevano i 28.000 punti. Insomma, lo stesso Standard & Poor's, che ha battuto 70 record storici in chiusura nel 2021, ieri, sì è vero, ha perso uno 0,06, però a un punto dal suo record storico, che potrebbe essere battuto anche oggi. Insomma, continua l'onda lunga del 2021. Al momento è chiaro che ogni tanto qualche battuta d'arresto ci sta, come quella del Nasdaq ieri, che effettivamente ha un po' meravigliato per la dinamica della diminuzione, però avevamo visto Apple che era arrivata a capitalizzare 3.000 miliardi di dollari, avevamo visto Tesla addirittura fare il giorno precedente 13%, l'altro ieri 12-13% sulla scorta di ottime vendite fatte nell'ultimo trimestre del 2021, avevamo visto insomma dei valori crescere in maniera importante, quindi un 1,35% di calo del Nasdaq 100
sì, è da registrare nella cronaca, ma non è un segnale ovviamente di inversione. Ottimo, allora sei stato molto chiaro Tony per quanto concerne ovviamente la situazione sui mercati, un momento estremamente interessante, poi sono pochi i titoli che stanno guidando questi rialzi e di conseguenza anche i ribassi. Ci torneremo sui mercati, intanto volevo fare un accenno rapidamente, nuovo anno, nuove iniziative di Tony Cioli-Puviani, faccio vedere rapidamente questo link ai nostri telespettatori, hai organizzato un event, la prima convention italiana sulle nuove frontiere del trading, mancano 24 giorni, 12 ore e 50 minuti secondo il vostro sito, tantissime partecipazioni, bisogna dire tanti volti anche conosciuti proprio perché ospiti di le fonti TV. Raccontaci rapidamente della tua nuova iniziativa e poi torniamo sui mercati. Sì, velocissimamente, ecco, il sito si può trovare anche in tonicioli-puviani.com, basta scrivere così, con la I lunga, o Italian Trading Summit o Summit, ma usiamo il latino, summit.com. Gli ospiti appunto li hai fatti vedere, ti ringrazio velocemente, sono tutti insomma i nomi dal punto di vista mediatico molto conosciuti, io leggo qui da Paolo Serafini, Lapidari, Giovanni Borzi, Stefano Fanton, Enrico Stucchi, poi abbiamo Davide Biocchi, La Fossatelli, Bellelli, Luca Lixi, insomma Pascarella, Pietro Pacello, Antonio Carnevale, Laura Tagliaferri che si occupa di denunce dei redditi perché vogliamo anche diversificare un po' il concetto che andremo a trattare quei due giorni, 5-6 marzo del 2021, Nicola Pari, Locca Giusta, insomma, Jonathan, Massimo Vita, Pietro Di Lorenzo e Saverio Berlizzani, più o meno li conoscete tutti, abbiamo anche Nicola Cioff che è il primo che è con me l'organizzatore di questo evento. Niente, vogliamo confrontare con ogni di questi personaggi quelle sono le nuove frontiere del trading, visto che i mercati si fanno, o si dice, ma si fanno effettivamente sempre più efficienti, sempre più complicati, le nature algoritmico di scelte automatiche degli acquisti complicano sempre di più le cose. Quante volte abbiamo detto che dal punto di vista l'andamento dei mercati non sono assolutamente collegati agli eventi, alle news e tanto più anche ai fattori macroeconomici, o almeno nel medio termine non funziona così, e quindi ogni personaggio magari gli chiediamo cosa pensa del futuro e quali sono le sue idee per cercare di battere i mercati, visto che sono sempre più complicati e sempre più difficili da battere. Questo è il tema, sarà un evento web. E niente, tutto qui, e ti ringrazio tantissimo anche di avermi dato la possibilità di parlarne. Ah, ottimo Tony, come detto mancano esattamente 24 ore per tutti quelli che vorrebbero informarsi, basta andare sul sito italiantradingsummit.com. Intanto vi faccio vedere il calendario macroeconomico, abbiamo avuto qualche problema di rete, è uscito il dato sull'inflazione, quello qua su base annuale in effetti perfettamente in linea con le attese, più 3,9% rispetto al 3,7% dato precedente, questa è l'inflazione italiana, potete vedere da questo grafico in effetti come si va sempre al rialzo in maniera molto molto marcata, sempre al rialzo. Questo invece è il dato su base mensile, abbiamo più 0,4%, qua siamo un dato leggermente al di sotto rispetto al dato precedente, però comunque rimane in crescita, bisogna capire se si tratta di un picco già raggiunto o meno. Questa è l'inflazione armonizzata su base annuale al 4,2%, anche qua un dato superiore al dato ovviamente precedente del 3,9%, perfettamente in linea con le attese, sopra le attese invece su base mensile più 0,5%, stiamo parlando sempre dell'inflazione armonizzata, eccolo qua 0,4%, sia sopra le stime di consenso sia sopra il dato precedente. Ora Tony, considerando questa inflazione, questi sono ovviamente dati real time, 3,9% su base annuale, bisogna cambiare in qualche modo il nostro approccio in termini di in termini di investimento per chi è un cassettista o meno? No, secondo me
ho questa idea qui, almeno per i prossimi mesi il picco del 6,8% riferito all'inflazione di novembre per quello che riguarda gli Stati Uniti d'America, secondo me almeno fino a quest'estate. Poi in economia è difficilissimo, è impossibile fare le previsioni perché le variabili sono infinite, però per me potrebbe essere il picco, questo 6,8, e quindi gradatamente andare a recuperare valori più normali, che però non dovrebbero ancora coincidere con quello che erano gli obiettivi della Federal Reserve, il famoso 2%. Rimarremo sopra il 2%, però lentissimamente si dovrebbe scendere da questo picco. Quindi i mercati che guardano molto avanti, come hanno snobbato nel 2021 in tutto e per tutto l'inflazione, non si è mai visto, abbiamo parlato di 70 record dello Standard & Poor's e poi di performance eccellenti anche dei titoli più importanti del Nasdaq, del Dow Jones, abbiamo visto il recupero anche del settore oil, del settore petrolifero, recupero di molti altri settori che erano rimasti indietro. Non sono stati preoccupati dell'inflazione, un po' perché mitigato dal tono delle banche centrali, che tendevano a dirla qui sbagliando che era un'inflazione temporanea, però tutto sommato, insomma, sembrerebbe, almeno dal comportamento che hanno i mercati, dal comportamento che hanno le obbligazioni dei debiti sovrani, che tutto sommato presentano sempre dei rendimenti contenuti, specialmente in base all'inflazione che c'è, la mia idea è che almeno per qualche mese non avremo ulteriori crescite di inflazione, il che vuol dire che l'inflazione rimarrà, potrà dare il fastidio, ma fino a un certo punto il mercato, la price action del 2021, ha dimostrato ampiamente di poter snobbare l'inflazione, sia per quello che riguarda i titoli quotati, non mi ricordo un settore che abbia avuto delle penalità, anzi direi che quello bancario qualche volta, in particolare anche qualche banca italiana, insomma, sia stata quasi favorito dalla possibilità che ci sia un maggiore respiro in ambito tassi di interesse. Si vede lontano anche la possibilità di alzarli per l'Europa. E visto che hai parlato di dato italiano 3,9 e di inflazione europea in genere, credo che anche in Europa, che abbiamo visto dei picchi 5% in Germania o 5,1, quindi dei picchi importanti, la situazione di riduzione del tasso di aumento generale dei prezzi, CPI o insomma i tassi di inflazione, sia destinato lentamente a ridimensionarsi. Questa è una mia idea che potrà essere smentita dai fatti, ma almeno stando a quello che quotano i mercati azionari, gli indici azionari e anche le obbligazioni, in questo momento il problema sembra, non dico essere superato, ma molto superabile. No, assolutamente, però giusto per capirci, a tuo avviso, in quanto hai menzionato le banche centrali che hanno cercato di convincerci in più occasioni che si tratta di un fenomeno transitorio. Ora, quando io immagino un fenomeno transitorio, mi immagino 12 mesi, al massimo 16-17 mesi. Qua si tratta comunque di stime di pressioni inflazionistiche al rialzo sopra i target delle banche centrali, stiamo parlando della BCE Fed, anche per l'intero 2022. Quindi qua è difficile riutilizzare la parola transitoria, a meno che non si rivede il significato della transitorietà. E quindi, giusto per capirci, per quanto concerne l'Europa, a tuo avviso abbiamo raggiunto il picco o non ancora? Allora, per quello che riguarda, io ero il più, quasi anche in questa trasmissione qui, quando ad aprile o maggio si parlava di transitorietà, io ho scritto anche degli articoli, ero decisamente controcorrente, dicevo qui ci stanno prendendo in giro. Sono passati, perché il primo dato grave dell'inflazione è comparso con riferimento ad aprile 2021, quindi da aprile, quinto mese, siamo a fine dell'anno, siamo già a gennaio, è passato ormai quasi un anno, e quindi la transitorietà non è più corretta, ormai è stato smentito, ma come ha riconosciuto lo stesso Powell, questo per essere chiari. Detto questo, quello che ribadisco un po' quello che ho detto prima, non arriveremo al 2% o circa lì, potremmo anche rimanere tra il 3 e il 4%, però
Il fatto sta che il 6 e 8, almeno per qualche mese, per me rappresenta un picco. È chiaro che non lo possiamo sapere, perché l'inflazione dipenderà moltissimo anche dalle dinamiche salariali. Dalle dinamiche, certo, salariali, secondo me, è la cosa più importante. Che in un momento in cui si cerca o si sta riuscendo ad arrivare al tasso di disoccupazione del 4%, e in un momento in cui anche in America abbiamo visto che il tasso di partecipazione al lavoro è in diminuzione, si vede che molta gente preferisce stare a casa, beata loro, piuttosto che lavorare, questo è l'unico punto debole. Bisognerà vedere quanto aumenteranno gli stipendi o no. E questo, per quello che riguarda l'Europa, più specifico, io credo che, visto che è la Germania che comanda, e visto che anche l'inflazione è nata perché c'era stata una sterilizzazione, in parte ovvio, dell'IVA, ma poi è stata ripristinata quella percentuale di IVA in Germania che era stata tolta durante la pandemia, e questo oggettivamente ha inciso sull'inflazione. Mi sembra che l'inflazione europea possa essere ancora più controllabile di quella americana, quindi se c'è ancora l'inflazione sarà sempre, per me, gli Stati Uniti che ne avrà un po' di più. Sull'Europa può darci che ci sia un ridimensionamento, ma sempre sopra il target di circa il 2%. Allora, intanto ricordiamo a tutti che stasera usciranno le minute della Fed, probabilmente ci saranno, diciamo, ancora più dettagli su come crede di comportarsi il comitato della FOMC. Intanto ci scrive un amico da casa chiedendo se a tuo avviso un long call a lunga scadenza sul settore aereo una buona idea. Poi non ha specificato se si tratta di quello americano o europeo, però diciamo che la performance è stata più o meno uguale. Lui deve verificare questo. Allora parliamo dell'aereo e poi delle minute, perché altrimenti allora sì. Le minute di stasera. Le linee aeree deve verificarlo lui, nel senso che è un settore che ha visto anche delle differenze notevoli da compagnia aerea a compagnia aerea. Evidentemente sono state anche più penalizzate quelle che devono fare transoceaniche, le linee che hanno grossi investimenti legati a spostamenti intercontinentali, mentre magari linee più elastiche, che magari negli Stati Uniti d'America lavorano molto negli Stati Uniti d'America, indipendentemente dai cross oceanici, sono andate meglio. Deve verificare semplicemente che il prezzo non sconti particolarmente questo entusiasmo, nel senso che la furbata, chiedo scusa, di comprare in anticipo settori che alla fine della pandemia dovrebbero effettivamente andare bene, è stata fatta, però forse un po' in anticipo, e quindi i prezzi già scontavano come se fosse stato, insomma, se ci fossimo liberati completamente da queste storie. Invece abbiamo visto che ci sono, e quindi se i prezzi sono scontati, allora vale la pena comprarli. Se i prezzi sono già che contengono effetti positivi, perché intanto prima o poi la pandemia finirà e quindi io entro, va bene farlo questo ragionamento, sempre però senza comprare sui massimi. Sarebbe un discorso da fare titolo per titolo, per cui lui guarda il grafico e non cerchiamo di andare a comprare, cerchiamo di approfittare di comprare scontato, ma non prezzi già consolidati alti. Per quello che riguarda invece le minute della Fed, per me la comunicazione di Powell quest'anno, nel 2021, è stata efficiente, anche efficace, perché bene o male è riuscito a intelligentemente a far passare al mercato tutto quello che poi si è visto nell'ultima riunione di dicembre. Quindi lui ha già parlato di tapering a settembre, magari aveva detto 6 mesi, non 3 mesi, hanno cominciato a parlare di aumento dei tassi, per arrivare poi a una riunione molto falco a dicembre,
dove effettivamente si è parlato di tre aumenti dei tassi di 0,25 nel corso del 22 e addirittura un tapering acceleratissimo che si dovrebbe concludere nel marzo, tra neanche tre mesi, e quindi ha dato un messaggio che è stato però recepito lentamente e in maniera direi buona dal mercato. Ecco, io credo che le minute di stasera andranno su questa linea, saranno molto chiare, potrebbero dare anche ulteriori elementi abbastanza falchi, ma non credo che, salvo delle cose clamorose di natura macroeconomica, non credo che queste minute di stasera potrebbero infastidire più di tanto i mercati. Ok, ottimo, grazie mille. Tony Cioli-Puviani, Trader Indipendente, grazie ancora. Ricordiamo a tutti quelli che ci seguono più informazioni sull'Italian Trading Summit organizzato proprio da Tony Cioli-Puviani sul sito di italiantradingsummit.com. Grazie ancora, alla prossima occasione, buona giornata. Gentilissimo, ciao Alexandra e ciao a tutti.